Cari amici, ben ritrovati e buon inizio di settimana. L'alta pressione a protezione di tutto il paese si sta lentamente indebolendo, permettendo l'inserimento di una saccatura atlantica che al momento determinerà condizioni di instabilità sulle isole maggiori, poi anche sui versanti tirrenici e dal nord-ovest. Domani l'instabilità si accentuerà sul nord-ovest, regioni centrali tirreniche con rovesci diffusi, per poi tra mercoledì e giovedì impegnare il centro-nord e da venerdì coinvolgere anche tutto il meridione. Contemporaneamente da ovest è attesa la rimonta dell'alta pressione e l'instabilità persisterà per tutto il fine settimana, ma solo sul meridione, con temporali particolarmente sullo Ionio. Ma ovviamente di tutto questo ne riparleremo nei prossimi giorni con dati più certi. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Nuvolosità irregolare su tutto il centro-sud, specie a ridosso della Sardegna, delle Egadi e ad ovest della Sicilia, più sole invece al nord. Sulla nostra provincia nubi sparse con intensificazione della copertura nuvolosa in serata, con temperature comprese tra 21 e 16 gradi. Venti deboli soffieranno da est sud-est nel pomeriggio e da sud-est nella sera, con il mare nello stretto di Messina calmo. Sul versante tirrenico qualche nube sparsa, in intensificazione anche qui in serata. Le temperature si porteranno a 21 gradi le massime e minime di 16. Venti deboli soffieranno da est-nord-est, da est nel pomeriggio e da est-sud-est in serata, con il mar Tirreno calmo. Sul versante ionico nubi sparse, le temperature si porteranno a 21 gradi diurni e 15 nella notte, con venti che deboli soffieranno da sud-sud-est, con il mar Ionio poco mosso. Nella giornata di martedì 27 ottobre al nord cielo nuvoloso con locali rovesci, instabili anche su Sardegna, Toscana, Lazio ed ovest Sicilia con possibili rovesci. Sulla nostra provincia nuvolosità compatta con cielo in prevalenza coperto per l'intera giornata e con temperature comprese tra 22 e 18 gradi. Venti deboli soffieranno da est sud-est con mari calmo il Tirreno, poco mosso lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. We'll be right back.